due sul pallone sia Inzaghi che il numero 2, ma sembra essere il bomber andare. Infatti la palla è bassa, passa sotto le braccia del portiere, si sblocca quindi il risultato, passa avanti la Wasp Kidali. La giocata riuscita in mezzo al campo, intanto da parte della numero 7 la rotta. Prova l'azione personale dal limite, anche la battuta verso appunto lo specchio. La parata di Santos, poi ancora buona per Starnoni. Palla che prende l'esterno della rete. Saggio, Domenici la tiene con il mancino, cross in mezzo. In tanti a saltare, la palla rimane ancora lì. Un altro gol fortunoso da parte di Insalago. Errore secondo della partita di Santos. 2-0 Wasbach. Dovrebbe essere sì. Possesso per la Wasp che va a conquistare palla. Non è lasciato lì, se non sbaglio, a Spinosa che si è abbassato un pochino per dar mano anche ai centrocampisti. Poi lascia la dipendenza della battuta Romani. Lancio lungo del 5, cambio campo a cercare Spada, la mette giù bene Spada con il petto, poi potrebbe andare a calciare la palla. Alla fine viene smorzata, ci ha messo un pochino troppo. Non ha tanto, non è preciso la palla con il campo. Riconquistata da Lutero che alza la testa, serve vicino Maggioli. Controllo imperfetto dell'otto, oggi ancora non è entrato del tutto in partita. Riesce comunque a tenere palla la Wasp che la gira con i diretti, ancora Lutero si fa attaccare dall'avversario, infatti lo salta. L'avevo già capito anch'io in questa circostanza, il numero 4 poi imbucato a cercare il movimento da dietro di Domenici che praticamente è quasi un'ala giunta. Bene anche in questo caso tentare nel servizio in mezzo e sotto porta, trova il gol della 3-0 Spada. Sta facendo praticamente come gli pare sulla fascia sinistra Domenici. Ancora, che di prima serve ancora Marotta, sembra essersi ristabilito dall'infortunio. La palla è buona per Inzaghi, dalla distanza non se la sente di calciare, ma è un assist perfetto per Spada. A tu per tu con Santos, non calcia verso la porta e poi Starnoni la può solo toccare. Vai il 7, palla che passa in mezzo alla barriera, ma Henrietti riesce a metterci una pezza. Deve un'attenzione del Duca, lo ferma, riesce a intervenire in qualche modo Starnoni che poi con il tiro di Mancino si distende Santos. Sant'Angelo la palla scavalca al difensore, non il 2. Marotta in qualche modo la tocca e poi c'è un altro sfortunato episodio per la difesa del Sant'Angelo. 4-0 Wasbach. Siamo troppo bassi. Ancora lancio lungo in salvo, partito regolare, la tiene sicuramente in campo il 9, vicino si fa vedere Domenici. In mezzo salgono in 3, anche Marotta ad entrare in aria adesso a dare una mano, ma è Domenici che tenta addirittura il cross sul secondo palo, la palla spizzata in qualche modo, se non sbaglio, da Spada. E arriva anche il gol del 5-0, tutto successo nel primo tempo. Fischia due volte l'arbitro, tutti prendere un attack audio che ci vuole proprio 5-0 il punteggio. Con i primi 45 minuti si compongono l'attacco della formazione ospite. In salto, prova dal fastidio, questa palla prima rotta. Break adesso per la Wasbach sulla tre quarti, il pallone è buono per Spada, questa volta fa il velo. Largo Andrea! Domenico in fitta con il mancino, entra in aria, può anche calciare di potenza la palla che va vicinissima al palo. Parte Domenici, il tiro verso la porta, ancora non è perfettissimo Santos che però si rifà subito con una grandissima parata. Tutto ok per Spinosa, che ha sentito una specie di accavallamento del nervo, così l'ha chiamato. Altezza anca. Giocano! Ovviamente anche al freddo oggi, non aiuta, molto freddo. Temperature quasi proibitive. La palla intanto è buona per Trentini, possibile andare sul 5-1, ma si oppone a Merietti. Controllata dai bianchi, per un attimo, perché poi torna ovviamente a Blasio. Blasio lungo, e Marini. Siete 8, fate gli usciti da qua, mi raccomando! Marini prova ancora a andare, non è in sala, torna da Marini. Di prima attenzione per Blasio, che prova a rincorrere il pallone. Entra anche in aria il 6, la palla è buona ancora in attacco, il controllo di Marotta. Non tira di prima, lo fa adesso, ma alla fine viene sporcato il tiro. Marotta, buono per Spada il pallone, carica il destro, palla sul palo.
Crollo sulla tre quarti campo, il Sant'Angelo fermato ancora bene qui da Lutero. In mezzo a tante maglie rosse è riuscito lui a prendere il pallone, infatti sono di più. Adesso giocatore della Wasp a quest'altra parte con Insalago, in buona a cercare Omarini, cattù per turno del portiere, non prova nemmeno a saltarlo, ha tentato la conclusione di prima intenzione, la risposta. Intanto, o meglio, Lutero prova a rallentare l'azione del 18, che vuole invece avere De Santis, la finta con il sinistro, non calcia di prima intenzione, si allarga adesso molto bene alla fine, alza il pallone, con il pallone in mezzo per Trentini, sotto porta va a trovare il gol della bandiera. Manca ancora 2 minuti di recupero, va direttamente in mezzo per la testa di Spada, che dopo questa occasione arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria netta della Wolfpack 5-1 ai danni della Sant'Angelo Romano.